Allora, intanto una grande situazione di abbandono della cultura in Abruzzo, di cui le biblioteche rappresentano il fiore all'occhiello, luoghi di socialità, di cultura, abbandonate completamente dalla Giunta Marsilio. Guardate, noi siamo intervenuti varie volte su questo, abbiamo fatto un'interpellanza nel 2020, un'altra conferenza stampa, oggi rinterveniamo nuovamente. Abbiamo presentato noi in Consiglio regionale un emendamento di 131.000 euro per far sanificare le biblioteche che erano e sono rimaste chiuse dopo la pandemia fino allo stanziamento di questi fondi. Adesso scopriamo che la biblioteca di Giampaolo di Pescara, che ancora di più delle altre ha un ruolo importante perché è proprio da cerniera tra un'area periferica e l'area centrale della città di Pescara, in realtà non ha partecipato, o meglio, ha partecipato ed è stato approvato un progetto al bando delle periferie, si chiamava La biblioteca è di tutti, ma a distanza di un anno dalla firma della convenzione questo progetto non è partito, un progetto che prevede 82.000 euro da parte del governo e 21.000 euro, 3.000 euro all'anno a partire dal quarto fino al decimo anno da parte della Regione Abruzzo. Non è partito, eppure sarebbe stato un rafforzamento della biblioteca in quel territorio, con la sensibilizzazione delle famiglie alla lettura, con la lettura condivisa e con altri bei progetti. Tutto questo noi lo registriamo e lo chiediamo naturalmente al Comune di Pescara e alla Regione Abruzzo, e dobbiamo registrare sostanzialmente che la situazione è così un po' in tutte le biblioteche. Nella biblioteca di Giampaolo, che nel 2011 si è trasferita sulla Tiburtina, c'erano 10 dipendenti, 10 dipendenti con delle professionalità specifiche per le biblioteche, archivisti, bibliotecari, eccetera. Oggi ne sono 2, è una biblioteca che funziona 2 giorni e mezzo a settimana, il lunedì e il mercoledì mattina e pomeriggio, il martedì soltanto la mattina, in una città che è universitaria, che ha 11.000 studenti fuori sede, che ha bisogno di sale studio. La biblioteca non funziona, non è aperta, in un periodo in cui forse il distanziamento, diciamo, è un fattore importante anche da garantire.